Allora, che ne dici di quell'audace salvataggio al momento perfetto? Sei in cerca di complimenti, Tony? Raggiungimi sul ponte di comando. Abbiamo poco tempo per preparare la nostra prossima mossa mentre l'AIM è sulla difensiva. Certo, certo. I convenevoli a dopo, capito. Sono passati anni. Non riesco proprio a liberarmi di te. Ehi, splendori, vi sono mancata? Chi voglio essere oggi? D'accordo, devo andare sul ponte di comando. E poi dicono che sono io quella che cambia sempre costume.
Check di sicurezza. Scudi online. Ah, non posso credere che tu non sia qui. Avremmo proprio bisogno di te ora, Cap. Come procede con le console? È un sistema. Bentornato, Avenger. Ho qualcosa per te. Ci stai aiutando a vincere contro l'AIM. Grazie. Check dei sistemi della Chimera. Come andiamo? Ok, Tony. Dobbiamo mostrare al mondo ciò che l'AIM sta facendo. E abbiamo l'occasione perfetta per farlo. L'esperienza AIM a Manhattan. Il lancio mediatico dei nuovi adattoidi di Tarleton. Saranno presenti tutte le reti televisive, il luogo ideale per far riapparire alcune decine di inumani scomparsi. Ma dobbiamo fare attenzione. Piuttosto che rischiare di essere smascherata, l'AIM nasconderà la verità uccidendo i prigionieri. Ci occorre la posizione del loro laboratorio per poterlo chiudere. È un bene che tu abbia catturato la vicecomandante di Tarleton. Se qualcuno può convincerla a parlare, quello è Bruce. Si è già offerto volontario. Niente male, Tony. Scendi nella stanza di osservazione. Dirò a Bruce che tocca a lui. Signorina Romanoff, il dottor Pym vorrebbe parlarle al tavolo strategico, non appena le è possibile. Per quanto si debbano sempre ricordare le perdite umane dell'A-Day, ci troviamo di fronte a un'opportunità senza precedenti. Una sperimentazione umana su larga scala degli effetti dell'esposizione al Terrigen. Il Terrigen ha una reazione immediata all'acqua, creando una nebbia di particelle sottili. In una piccola parte dei soggetti umani, questa nebbia Terrigen causa profonde trasformazioni. Abbiamo isolato il DNA mitocondriale comune a questo sottogruppo. Finora solo gli individui che noi chiamiamo inumani hanno attuato questa terrigenesi dopo l'esposizione. È in corso un'analisi più dettagliata degli inumani, ma i rapporti preliminari sono al tempo stesso affascinanti e preoccupanti. La distinzione genetica in questione è identica in popolazioni geograficamente diverse. Ho alzato la sicurezza intorno a questi rapporti, ma la conclusione sembra ormai inevitabile. In passato, qualcuno o qualcosa ci ha fatto questo di proposito. Non sarai più solo con questo al tuo fianco.
Prova, prova. 1, 2, 3. Ci siamo? Mi sentite? Ok. Ok, un attimo. Il New Jersey e Heroes Park sono colti da un'ondata di emozione mentre si contano le ore che ci separano dall'esperienza IM. Il presidente George Tarleton ha promesso un annuncio rivoluzionario mentre l'organizzazione si prepara a svelare le sue tecnologie più avanzate, tra cui l'innovativa IA degli adattoidi. Dopo 5 anni, l'IM non mostra alcun segno di voler rallentare. Se mi permettete un'analisi personale, visto che ho assistito alla nascita dell'era degli eroi e alle conseguenti speranze ed emozioni, questo evento è molto simile, ma più importante. Perché è solo grazie all'ingegno umano se la tecnologia sta continuamente cambiando il nostro modo di vivere. È difficile credere che solo 5 anni fa la nostra nazione piangeva una delle sue splendide città. Da allora abbiamo fatto molta strada e ritengo che sia un periodo molto interessante. Tieni duro, ok? Ci provo. È difficile non sentirsi impotenti. Dobbiamo vendicarci dell'AIM per quello che ci hanno fatto. Lo faremo, te lo prometto. Bene, sono pronta a combattere. Devi solo chiedere. Attenzione a tutto il personale. A partire da questo momento, questa struttura SHIELD è ufficialmente dismessa. Sono consapevole che i lavori siano incompleti, ma è imperativo evacuare immediatamente. Tutto il personale deve tornare alla base principale SHIELD per debriefing e riassegnazione. Tutte le risorse precedentemente assegnate a questa struttura dovranno essere lasciate qui. Non avvicinatevi al complesso principale. Evacuate in maniera ordinata. Vi ricordo che con la chiusura di questa struttura, come da direttiva SHIELD 802, tutti gli agenti hanno l'espresso divieto di rivelare qualsiasi informazione riguardante questa struttura e le attività in essa condotte. Comandante M. Hill. Grazie ancora per... beh, per tutto. Mi hai aiutata più di quanto tu immagini, Kamala. Agente Romanov. Come stanno? Si stanno riprendendo. Ne hanno passate tante. Grazie per averli trovati. Se ti serve qualcosa, fammelo sapere. Sembra che ti stia riprendendo. Quella prigione mi ha indebolito molto, ma presto potrò unirmi alla lotta. Tutto fatto a mano, tutto fantastico. Tutti i proventi mi aiutano ad andare avanti. Non vuoi finanziare il mio prossimo caffè? Davvero? Come siamo messi con la sicurezza? È un disastro. Stiamo lavorando sodo per ricablare la rete. Salute! Coraggioso avventuriero! Ho basi abbastanza solide di psichiatria e comportamentismo umano da poter diagnosticare e categorizzare le mie malattie mentali e le mie patologie. Non mi faccio illusioni. So che le sostanze possono rendere la mia mente subottimale e che devo prendermi la responsabilità della sua manutenzione. Una volta ho assunto la migliore psicologa che potessi trovare per avere un parere esterno, concedendole il pieno accesso. Ne resto terrorizzata.
Era evidente, per quanto fosse brava a nasconderlo. Fu una perdita di tempo. Si rifiutò di credere che io non fossi quello che sono a causa dei miei traumi. Aveva bisogno di trovare una risposta, una chiara causa al mio bisogno di controllo. Una reazione a uno stimolo. La vera risposta ovviamente la spaventava troppo per poterla anche solo considerare. Io sono un'ombra senza una fonte di luce. Non sono stata plasmata dai traumi. Mi sono plasmata da sola. Nella mia posizione, con le mie risorse e le mie abilità, come non avrei potuto fare quello che ho fatto? Sarebbe stata una fuga dalle mie responsabilità verso la specie. Dopo i colloqui l'ho fatta uccidere, come da intenzioni originarie. Saluti dal formicaio. Natasha, grazie per aver salvato la situazione nella prigione IM e per tutto quello che hai fatto come Tiny Dancer. Mi ero sempre chiesto chi fosse il nostro misterioso angelo custode. Nessun problema, Hank. A volte bisogna sporcarsi le mani per ottenere risultati. Vero. E come diavolo avete fatto a riattivare la chimera, per non dire a rimetterla in volo senza il Terrigen? La chimera ha gli stessi motori standard dei vecchi elivelivoli. È un po' come un'auto ibrida, ma più appariscente. Qualcosa mi dice che non chiami solo per ringraziarci, dottore. Mi hai scoperto. Abbiamo esaminato i dati che mi hai mandato dalla prigione. La IM è riuscita a trasferire buona parte degli inumani. Ho tracciato la nave, ma ci serve qualcuno che la raggiunga. Faremo tutto il possibile. Grazie. Ho già inviato i dettagli della missione al vostro tavolo strategico. Passo e chiudo. Signorina Romanoff, bentornata sulla Chimera. Ho delle informazioni su alcuni potenziali disertori dell'IM di cui mi aveva informato quando si faceva chiamare Tiny Dancer. Ho segnato una posizione sul tavolo strategico che potrebbe interessarla. Grazie, Jarvis. È bello poter contare di nuovo su di te per i dettagli delle missioni. Come ai vecchi tempi. Ti godi il panorama? Non abbastanza da distrarmi da ciò che mi attende di sotto, ma credo di essere pronto. Devo esserlo. Ok, vado a preparare la stanza di contenimento. Se vuoi parlare, chiamami via radio. Grazie, Nat. Devo solo riflettere un po' su alcune cose. Sì, beh, non riflettere troppo. Ehi, Nat. Dato che Roy vi ha portato i nuclei energetici per la chimera, sì, ho pensato di lasciarvelo in modo che potesse aiutarvi. Noi possiamo riprogrammare un altro bot IM per rimpiazzarlo qui al formicaio. Non c'è fretta. Abbiamo parecchio. Ehi, Nat. Sto per parlare con Monica. Cercherà di manipolarti. Lo sai, vero? Credo di conoscere bene Monica. No, non la conosci. Ci sono migliaia di Moniche. Le cambia liberamente come se fossero maschere. Già. Ascolta, sto solo dicendo che se entri con delle aspettative, finirà per pugnalarti alle spalle. Le uscite sono tutte sicure? Sì, agente Romanoff. Bene, apri la camera stagna e poi non riaprirla per nessun altro, a parte il dottor Banner. Intesi? Sì, signore. Avvio il protocollo di bypass della camera stagna. Tu hai lavorato con Monica per un lungo periodo. È cambiato.
cambiata, vero? No, sai, non credo che provasse veramente qualcosa. Ma se dovessi sbagliarmi e dovesse tradire qualche vera emozione, sfruttala. Sarà il tuo punto di forza. Ho sempre apprezzato la tua brutale onestà, Nat. Puoi farcela, Bruce. Cosa più importante, devi farcela. Dobbiamo trovare gli altri inumani prigionieri prima di rovinare la festa dell'esperienza IM. Non vedo l'ora di portarlo a fare un giretto. Ci siamo divertiti parecchio a campeggiare a Andy Woods. Mi chiedo se contengano delle munizioni. Se hai bisogno di me, sono qui! Posso fare per te? L'ho fatto io. Spero ti piaccia. Se non ti piace, ti prego di farmelo sapere. Torna qua. Prigioniere è al sicuro? La stanza è stata costruita per contenere Hulk. Non andrà da nessuna parte. Bene. A proposito, non lasciate passare nessuno, tranne il dottor Banner. Ricevuto. Ok, siamo pronti? Sarà interessante. Bruce ce la farà? Si parlano sarà meglio. Quando rovineremo la festa a Tarleton, si darà da fare. L'esperienza IM. Quanti nomi migliori. Ci serve la posizione di quel laboratorio. Centinaia di inumani sono in pericolo. Quindi Tiny Dancer, eh? Secondo me avresti scelto Rocketman. Ti prego, per niente. La mia Candle in the Wind. Inizia lo spettacolo. Fammi indovinare. Hai in mente una grande rivelazione per la presentazione degli adattoidi. Il ritorno trionfale degli Avengers. Prigionia e tortura. È così che la IM vuole migliorare il mondo. Prego. Vedi, molte malattie, se non fosse stato per le cavie, sarebbero ancora letali. Gli inumani non sono malati, Monica. Tu stai solo rubando i loro poteri per i tuoi robottini.
Robot che presentano un'IA complessa. Capaci di stabilire quando utilizzare i poteri per renderli più efficaci. E tutto con pochissime vite umane. Dov'è il laboratorio? Puoi ricreare il Terrigen, certo, ma sai che le conseguenze sarebbero terribili. Eri presente alle idee. Sai che se lo rifacessimo non metteremmo in pericolo gli inumani, metteremmo in pericolo tutti. Da quanto ne so, le idee è stata colpa vostra. Ah, maledizione. Serve un tavolo più robusto. Alcune cose non sono cambiate. Per te è sempre tutto un esperimento, vero? È così. Tarleton e gli inumani. Io. Se taccia il pianeta, non troverai mai il laboratorio. Lanceremo gli adattoidi, Bruce. Per salvare il mondo occorrono sacrifici. Vado dentro. Devo trovare il laboratorio. Jarvis? Rilevate forze della IM in arrivo. Tarleton vuole la sua spalla. Nat, il Quinjet? Mi leggi il pensiero? Vieni con me. Ok. Ehi, solo... fa molta attenzione. Se lo farai anche tu. Kamala, andiamo! L'AIM non ci impedirà di portare questi inumani davanti alla stampa. La mia ipotesi? Il caro George ci ha scoperti. Credo tu abbia ragione, Tony. C'è una flotta di navi in arrivo. Bruce, codice verde? Ah. Aspetta, dammi un secondo, ok? Sembrano ansiosi di recuperare la dottoressa Apacino. Jarvis, tieni d'occhio la nostra ospite. È una tipa sfuggente. Jarvis, tieni d'occhio la nostra ospite. È una tipa sfuggente. Jarvis, la porta! Jarvis, puoi aprirla? Mi dispiace, signore. La IM mi sta bloccando. Immagino dovremmo fare alla vecchia maniera. Beh, degenerata in fretta. Sai che ti dico? Se sopravviviamo, forse potresti lavorare per me. Sarebbe magnifico. Ottimo. Concentrati
sui robot infuriati. Io abbatterò quell'ammasso di metallo. Con piacere. Bruce, come va con la tua rabbia? Molto meglio! Nat, dirigilo verso i cattivoni e vattene! Ti sto già lavorando! Di nuovo in piedi! Ci serve supporto aereo! Vieni qui, presto! Arrivo subito! Jarvis, attiva i cannoni! Darton arriverà presto da te! Raggiungi la sala di controllo, ragazza! Stendi chiunque si avvicini a quei nuclei energetici! Contaci! Sono appena penetrati nella sala di controllo. Per favore, fate in fretta. Signorina Khan, sono appena penetrati nella sala di controllo. Arrivo! Per favore, fate in fretta. Non so se ce la faccio! Noi siamo già impegnati qui! Devi cavartela da sola, ragazza! So che puoi farcela! Oh no! Stanno distruggendo i nuclei energetici! Tieni duro, Jarvis! Vado a fermarli! Impeccabile! Qualcuno sta violando i miei sistemi! Sta eliminando i robot di Tarton, ma presto potremmo aver bisogno di rinforzi qui. Eliminane più che puoi. Ok, dov'è la testa? Ingenti danni ai miei sistemi. Coprimi. Dov'hai lasciato la ragazza? La ragazza è nella sala di controllo, fai il culo alla IM. Thank you.
Mi spiace. Jarvis purtroppo non c'è più, Kamala. Ora basta! Ragazzi, ho un problemino! Ragazzi! Ho fatto in modo che i tuoi nuovi amici non possano saperlo in tempo. Dovrai comunque passare sul mio cadavere! Avresti dovuto accettare la mia offerta. E finire come tutti gli altri inumani? No, grazie. Perché non prendere Monica e andartene? Perché tutto questo? Lo scoprirai. Gli Avengers ti stanno usando, Kamala. Non provarci neanche, non funzionerà. Sei così ingenua. Taci! I tuoi nuovi amici ti aiuteranno. Lo fanno sempre. Contrariamente a te, ho fiducia in Bruce e negli altri. Tu anch'io, un tempo. Il mondo sta per ricordare chi sono davvero gli Avengers. Di che stai parlando? I tuoi nuovi amici non possano saperlo in tempo. Dovrai comunque passare sul mio cadavere! Avresti dovuto accettare la mia offerta. E finire come tutti gli altri inumani? No, grazie. Perché non prendere Monica e andartene? Perché tutto questo?
lo scoprirai. Gli Avengers ti stanno usando, Kamala. Non provarci neanche, non funzionerà. Sei così ingenua. Taci! I tuoi nuovi amici ti deluderanno. Lo fanno sempre. Contrariamente a te, ho fiducia in Bruce e negli altri. Oh, anch'io. Un tempo. Il mondo sta per ricordare chi sono davvero gli Avengers. Di che stai parlando? Sarà Pacini sia scappata. Nei guai, Kamala! Mi servi sul ponte, subito! Sto arrivando!